Brembo presenta La Formula 1 con il nuovo corso tecnico di Liberty Media sembra correre più in città o su circuiti stradali che su impianti veri e fissi. Siamo alla quarta gara con il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku e si fa la terza gara su quattro su un circuito stradale cittadino. Bene, un circuito che è molto diverso rispetto a Monte Carlo, le medie sono altissime, il rettilineo è quasi tre volte più lungo, quello principale rispetto a quello di Monaco, ma di fatto ci sono delle specificità che rendono unica questa pista. Innanzitutto si corre in alcuni tratti al di sotto del livello del mare, addirittura di 20 metri. Nella parte più alta, dove c'è il castello, si arriva addirittura a 10 metri oltre il livello del mare. Quindi c'è un'escursione importante in brevissimi tratti e questo vuol dire che con queste variazioni altimetriche la monoposto deve essere assettata al meglio sulla sospensione per cercare di mantenere il grip a bassa velocità. Partiamo subito sul nostro rettilineo di partenza, 2200 metri, ottava marcia, 340-345 km/h con lo sfruttamento di tutta la parte ibrida e a questo punto arriviamo nella prima staccata, c'è una grandissima decelerazione, il pilota deve stare con ruote dritte il più possibile per scaricare tutta l'energia frenante, automaticamente anche andare a ricaricare le celle delle batterie per poi affrontare in terza marcia la prima curva a sinistra, l'entrata è larga, l'uscita strettissima, radente al muretto, quindi il pilota non può concedersi un sovrasterzo di potenza sul cordolo perché rischierebbe di andare a impattare contro le protezioni. Abbiamo un breve allungo dove si scarica addirittura la sesta marcia, poi altra frenata, di nuovo terza marcia dentro, anche in questo caso traiettoria guidata molto pulita dove il pilota deve lavorare molto bene per appropinquarsi nella parte esterna della pista e sfruttare tutto il cambio in traiettoria gommata. Parliamo di traiettoria gommata perché è molto importante riuscire a imprimere tanta motricità, la velocità è bassa, c'è poco carico aerodinamico, quindi è importante dare molta coppia sfruttando il grip in più che si ha proprio sul gomma asfalto e pneumatico. E a questo punto si allunga per il secondo rettilineo più veloce di questo tracciato. Di nuovo si scarica l'ottava marcia, si scaricano i 300 km all'ora e poi entriamo nella parte più tecnica, più guidata del tracciato. La prima chicane, terza marcia dentro, il pilota ha un leggero allungo, può andare a fare un cambio di direzione ritardato per impostare la seconda parte della curva a destra e poi un altro allungo importante, non ci possono essere sorpassi in gara perché il tratto è veramente molto corto e abbiamo una S molto chiusa, seconda in entrata e poi si allarga in terza in uscita, è leggermente più veloce e questo poi permette di sfruttare tutto il lancio fino alla parte più tecnica di questo tracciato. Grande frenata, entriamo nella parte del castello, la città vecchia, quindi seconda dentro, si viaggia veramente a bassa velocità, ci sono pochi punti di riferimento per il pilota e poi abbiamo un breve allungo, di nuovo seconda marcia dentro, entriamo nella salita che porta al castello, si tira tutta la seconda per tenere la vettura sempre in trazione con tanta guidabilità, quindi il pilota può guidare di sterzo ma anche di gas per gestire il retrotreno a bassa velocità quando c'è poco carico aerodinamico e a questo punto si esce dalla parte alta del castello e si inizia a scaricare il cambio perché avremo una sequenza di tre curve effettuate completamente in pieno, curve a sinistra cieche dove il pilota deve rimanere in linea, in traiettoria senza svolvature di retrotreno perché fanno perdere carico aerodinamico e a questo punto arriviamo nell'ultima curva importante di questo tracciato dove molti piloti arrivano a fare un cambio di direzione leggero a destra per impostare in maniera solida e dritta l'ultima frenata prima di impostare la piega a sinistra. Questo è un punto dove si sbaglia molto perché si arriva a bloccare addirittura l'anteriore destra e nel cambio, nell'impostazione a sinistra, la vettura tende a bloccare entrambi gli anteriori e si va dritto sulla via di fuga. A questo punto si fa tutta la discesa, scaricando addirittura la settima marcia,
a circa 250 km orari. E poi ultima curva che è chiave, bisogna capitalizzare velocità, bisogna cercare di ottimizzare al meglio la prestazione sfruttando tutto il cordolo, non andando oltre la linea bianca, per riaprire completamente il gas, innescare tutta la parte ibrida e ottenere quindi la massima prestazione velocistica nei successivi 2200 metri di rettilineo principale.